Allora, quello che penso di Roberto è che sia un genio ribelle, è una persona che stimo tantissimo e la mia vita è cambiata tanto da quando l'ho conosciuto. Un esempio straordinario e soprattutto una persona che ti porta a uscire totalmente fuori dagli schemi, a capire che ti sei veramente creato una scatola, perché vedendo quella che era la sua scatola e capire che una persona che è partita dalla sua situazione e che è riuscita a fare quello che ha fatto lui, e non solo, una persona così determinata a fare così tanto di più, è uno stimolo pazzesco, perché dici: cavolo, non posso rimanere così a guardare anch'io, devo fare qualcosa. E quindi è talmente un esempio che ti guida sul campo, che ti dà l'esempio facendotelo vedere, che è una cosa che ti contamina, che ti contagia, quindi è una spinta incredibile. Ho scoperto, dopo essere entrata, che è esattamente ciò che mancava a tutto il mio percorso precedente. Ma in realtà non è solo una cosa economica, a me mi è servito molto dal punto di vista invece personale. A un certo punto diventa difficile conoscere nuove persone che sono veramente allineate a te, no? E quindi entrare a contatto comunque con imprenditori che fanno qualcosa simile al tuo, qualcosa di completamente diverso, ma che hanno una visione comune, è stato bello. Diciamo che la parte più bella è stata proprio riuscire a condividere, perché capisci quante cose ancora non stai valutando, perché di 20 teste pensanti, 30 teste pensanti, comunque fino adesso tu avevi quell'idea lì, ho questo problema, ci può essere solo questa soluzione, ma questa soluzione non funziona, e poi in realtà c'è tutto un mondo nuovo, quindi la condivisione. Quando c'è un'energia così positiva riesci veramente a essere sincero, ad aprirti tanto e ad apprendere anche tanto dagli altri, quindi c'è una completa e più profonda condivisione di tutto. Porto la consapevolezza di poter riuscire a fare quello che voglio, sia perché altre persone mi possono aiutare, mi possono dare spunti che ho conosciuto qui, ma anche perché ho più consapevolezza. Una consapevolezza più profonda che non acquisisci con un corso o altro, ma con un'esperienza diretta e pratica. Ho cominciato a lavorare sull'aspetto di mindset, riprogrammazione mentale, eccetera. Mi sono accorto che era la cosa più pratica che potessi fare e mi ha dato subito un impatto, cioè fin da subito mi ha dato un impatto nei risultati, e infatti ho fatto un 2-3 per nei risultati che avevo nel vecchio infobusiness, e soprattutto anche il modo di approcciare il business, il modo di approcciare il lavoro era totalmente diverso, quindi posso dire che è stata un'ottima scelta puramente pratica.